Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi vi voglio parlare un po' di questi prodotti che ho testato di Airbust, perché sono super pubblicizzati, super chiacchierati, super promossi da tutti. Ho detto, dato che me l'avevano inviato questo kit, il di mini size, io l'ho completato aggiungendo un altro prodotti e ho detto ok, proviamo tutto e ve ne voglio parlare, perché è abbastanza costosino, ma si reperisce ormai un po' ovunque, quindi lo trovate su Look Fantastic, ma anche Pinalli, ed è che spiscono tranquillamente in Italia, Pinalli oltretutto è italiana e consiglierei di acquistarla lì, scontabili oppure sul sito ufficiale di Airbust, che comunque spesso ha delle promozioni, quindi dipende dal, ma varrà davvero la pena di questi prodotti? Lo scopriamo adesso insieme, se riesco, ok. Allora, quelli che ho qui sono quelli, i prodotti classici per capelli lunghi, questa linea classica. Ci sono delle altre linee che però non sono complete, quindi non hanno tutti questi prodotti, perché qui abbiamo lo shampoo, il balsamo, il trattamento, volume e la maschera, mentre gli altri hanno solo lo shampoo e il balsamo. Ma so che ci sono per capelli da purificare, quindi il trattamento verde, se non sbaglio, poi c'è il viola per i capelli ricci ed il ocra, perché non è un marrone, è un ocra per capelli fibrati, dovrebbe essere così, comunque vi dirò nel caso. Questo è quello classico più completo ed è anche per quei capelli lunghi e danneggiati, quello che piace di più a me. Allora, ora appoggerei qui i prodotti, perché io mi sono portata anche il foglio per via di prezzi, giustamente. Allora, questi sono tutti a base di avocado e cocco, tra gli altri cose. Non ho provato, e ci sarebbero ma non le ho provate, le vitamine per capelli, che tante ne parlano. Sono tipo vitamine gommose, aspettate perché ho sempre un problema di screen saver, dopo l'aggiornamento mi passo screen saver come se fosse un telefono. Aiuto, sto in diretta. E allora, a base di avocado e cocco per capelli lunghi ed è quindi per proteggere le lunghezze, ed vi stavo dicendo che non ho provato le vitamine gommose, perché per quello mi dicono che sono buone, però preferisco affidarmi per le vitamine per capelli rinforzanti e capelli, unghie e ovviamente anche peli, perché se fanno tutti capelli e unghie fanno anche peli, mettetelo in preventivo, è normale, se funzionano crescono anche quelli, e mi preferisco ai prodotti da farmacia. Swiss è buonissimo a mio avviso, ce ne sono anche altri ed non questi che cosmetici, però potrebbero anche essere validi, ditemelo voi. Io adesso partirei con lo shampoo. Allora, adoro questi colori, perché c'è lo shampoo rosa, il balsamo blu e poi c'è il trattamento che ha blu e rosa, quindi che colori piano. Partiamo con lo shampoo, che è questo shampoo con avocado e cocco, ve l'ho detto. Allora, 350 ml, 14,99 euro, ok, perché se no il 7 ho visto che è vendibile, però così, cioè due prodotti, due mini size che da viaggio ci stanno, perché ognuna è un ml, quindi ci sta. Allora, non mi ricordo il profumo, che non è niente di che, ma comunque ok. Lo shampoo mi piace, è un buono shampoo, è valido, sto scivolando giù dalla panchina ma non ci fate caso, ok, torniamo qui, ed è, basta poco prodotto, fa una bella schiuma, deterge bene il cuoio capelluto e i capelli, non lascia residui, non irrita la pelle, si risciacqua facilmente e non secca i capelli, non li secca eccessivamente. Quindi ovviamente dopo dovremo usare un trattamento come balsamo oppure maschera, ma comunque sia fa il suo lavoro e questo devo dire che mi è piaciuto. Ora andiamo con il rosa balsamo. Il balsamo, che dovrebbe essere questo qui, eccolo, sempre presto penso che sia uguale, ma controllo, 350 ml, 14,99 euro. Il balsamo mi ha deluso tantissimo, cioè voi considerate che lo shampoo io ci ho fatto tre usi tranquillamente, tre usi anche abbondanti. Nel balsamo
in una volta e un po' l'ho finito, perché non fa niente, cioè proprio lascia i capelli lascia i capelli come se fosse acqua, cioè lo applichi tanto la lasci in posa anche più tempo, perché io lo lasciavo in posa al tempo della doccia, ma vedevo che i capelli non riuscivo a pettinarli, e allora ho detto vabbè, mettiamola più tempo, ce l'ho lasciato anche 10 minuti, quindi ed ho detto vabbè, finisco la doccia, l'ho rimesso sui capelli, finisco la doccia, magari ho mosso il microfono, scusatemi, mi asciugo intanto ed tengo su il ciappo per i capelli, e dopo i capelli li risciacquo dopo, quindi passate 10 minuti, 15 minuti, e dopo li ho risciacquati, ma un pochino meglio, ma non tantissimo, nel senso che proprio lasciavo i capelli non stopposi ma annodati. Quindi il balsamo no, assolutamente no. Veniamo a finire i prodotti. Ok, allora intanto mi mostro, aspettate, eccola qua, questa è la maschera, questa l'ho presa in full size, non so se esiste un travel size, non ho controllato, se ho un problema di zanzara, non so se esiste il travel size, ma questa l'ho comprata io perché volevo testare tutto il set, 220 ml, prezzo 31,99 €, l'ho acquistata da Pinalli con lo sconto. Allora, completamente finita, il profumo è sempre un po' nullo, cosa vi devo dire? La maschera funziona, lasciata sulle lunghezze, sulle punte, il tempo della doccia in questo caso, funziona nel senso che lascia i capelli abbastanza morbidi, pettinabili senza però andarli a strappare, non li senti stopposi, oltretutto non li appesantisce, non li fa sporcare più velocemente, non la migliore maschera che io abbia mai provato, trovo che sia più un balsamo. La maschera ha la potenza del balsamo, quindi o fate un impacco urto, che ci potrebbe stare, un bel impacco urto anche da lasciare in posa sui capelli per un bel po', che però io non ho tutto questo tempo da tenere in posa le maschere, oppure potete scegliere lo shampoo, che è valido, e la maschera al posto dello shampoo. Quindi non pensate che sia una maschera, ma la usate come balsamo. Shampoo e balsamo, quindi insomma, tocca parole, loro due. Ok, perché è un balsamo blando, però mi piace provare i prodotti. E ora veniamo all'ultimo prodotto, che è quello un po' più pubblicizzato, un po' più mostrato e un po' più di... Allora, io vi dico una cosa, questo era nel set ed è un travel size da 40 ml. Io vi dico che l'ho acquistato il formato intero. Allora, intanto è vendibile da 40 ml a 10 euro, quindi magari provatelo da 10 euro così. Se no, 125 ml, 28 euro. Cos'è questo? È un trattamento spray, che va bene per capelli umidi, quindi dopo averli tamponati con un asciugamano, applicati umidi oppure anche asciutti. Io consiglio umidi, non lascio residui, ma lo consiglio umidi. È un trattamento che dà volume, ma ragazze, dà volume sul serio, cioè funziona davvero. Vedete che io ho sempre questo problema di zero volume nei capelli, non è che abbiamo dopo delle cofane modello Francesca Cacace. Chi è dei miei tempi se la ricorda, le altre non lo so. Ditemi se sapete chi è Francesca Cacace. Ok, non vi do altri aiuti. Francesca Cacace non vi farà sicuramente una cofana del genere, ma comunque sia, la differenza dal prima al dopo lo vedi. Oltretutto non lascia residui, non sporca i capelli, non li appesantisce. Ed io lo vado ad applicare proprio su tutte, alzo un po' le ciocche sui capelli bagnati, lo vado ad applicare una su ogni tipo di un po' intorno, un leggero massaggio appena appena, e poi dopo pettino ed vado a mettere in posa. La differenza c'è. A me questo prodotto piace davvero tanto, infatti l'ho comprato. Allora, nel caso vi piacesse qualcuno di questi prodotti, io vi segnalo che spesso e volentieri, scusate ma ho un problema di zanzara, spesso e volentieri sul sito proprio di Airbust
fanno delle promozioni con 1+1, quindi uno lo acquistate e uno ve lo regalano. Quindi io credo che questo, se ci sarà una promozione, l'ho acquistato all'intero su Pinalli perché voglio aiutare comunque le aziende italiane, ma nel caso sto attenta alle promozioni, se faranno un 1+1 di questo faccio scorta, perché davvero ne ho provati tanti, negli anni ne ho provati tantissimi, ma questo a mio avviso resta il migliore perché resta leggero, non appesantisce, non irrita, non ha profumo, non dà niente, ma dà l'effetto volume che assolutamente a me piace. È un po' l'effetto volume, se siete esperte, di shampoo secco, che quando date lo shampoo secco un po' dà volume, ecco, uguale, almeno sui miei capelli, e io ho capelli misti, quindi tendono un po' proprio a essere piatti, però se vado a dare un prodotto più volumizzante o lascia residui, oppure tende a sporcarmi troppo velocemente i capelli. Mi è piaciuto assolutamente. A questo punto io voglio sapere da voi se avete provato questi prodotti e come vi siete trovate, oppure quale vi incuriosisce di più. Io vi dico shampoo e questo assolutamente. Se per caso avete provato anche le vitamine gommose, fatemelo sapere. Ah, non l'ho portato dietro perché mi sono scordata di Airbust, ma ormai è disponibile in tantissimi altri anche brand. C'è anche un massaggiatore per cuoio capelluto fatto proprio a forma in plastica con i dentini in gomma siliconica da utilizzare sullo shampoo oppure da solo, che va a massaggiare il cuoio capelluto durante lo shampoo. Ottimo! Io ne ho provati diversi anche lì, anche presi dai cinesi, presi anche su Amazon, ma dopo un po' si staccava la gommina. Quello dura da mesi e mesi, quindi ottimo ed è ancora perfetto, quindi nel caso vi consiglio anche quello. E niente, a questo punto io stringo con il video ed spero sia stato utile e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!